la vita ci è data per vivere in intimità con il nostro Signore Gesù Cristo, per raccogliere nel segreto le sue parole, per le sue confidenze, per vivere uniti a Lui sul letto d'amore dove Lui ci ha sposato, che è la nostra croce. Sì, proprio quello che oggi ti fa soffrire, ci umilia, quello che oggi sembra essere per noi un fallimento, il dolore che oggi stiamo sperimentando, è il luogo segreto dove il Signore nostro Gesù Cristo, lo sposo della nostra anima, vuole consegnare a noi i suoi segreti d'amore, vuole fecondare la nostra vita con la sua parola creatrice, che ha dentro il potere di compiere ciò che annuncia. Nella nostra comunità cristiana, dove ascoltiamo la parola, la predicazione attraverso la quale viene a noi la fede, noi viviamo un'intimità sponsale col nostro sposo, con il Signore Gesù Cristo, per essere fecondati con il suo amore e diventare noi stessi una parola viva di speranza per questa generazione. Per questo il Signore ci dice di non avere paura di nessuno, perché siamo suoi, apparteniamo a Lui, nella Chiesa facciamo parte del suo corpo, siamo la sua sposa amatissima per la quale ha dato il suo sangue, ed è impossibile che quello che il Signore ti rivela nel segreto non venga rivelato a tutti. Così come uno sposo e una sposa si uniscono nell'intimità del loro talamo e generano alla vita un nuovo bambino, e questo bambino non può rimanere segreto, perché dopo 9 mesi nasce, appare a tutti, è rivelato e poi cresce sino alla statura adulta e assomiglia ai genitori. Così l'amore che è fecondato in noi nel segreto della comunità cristiana e nel segreto della croce dove viviamo uniti a Cristo dà alla luce una vita nuova che assomiglia a Cristo, le opere di vita eterna che Gesù Cristo genera in noi, che sono come parole di speranza per tutte le persone che sono accanto a noi. Allora coraggio, non aver timore, perché Dio porta a compimento in noi la sua missione, la missione del suo Figlio. Nulla e nessuno potrà separarci da Cristo, uniti al quale daremo la testimonianza, il martirio del suo amore ad ogni uomo. Allora coraggio, non abbiamo timore a gridare dai tetti ciò che il Signore ci dice nell'intimità della Chiesa, nell'intimità dove ci stringe sulla croce di ogni giorno. Il mondo che vive spesso come sardine stipate in grattacieli, dove la vita non ha senso, fuori dal dover produrre, dal dover essere, dal dover apparire, il mondo che è vicino a te, che è vicino a me, ha diritto di poter ascoltare una parola e contemplare la testimonianza dell'amore di Dio, che possa sollevare il loro sguardo verso il cielo, verso il destino che tutti ci attende.